Ah, lui, oggi è proprio una bellissima giornata. Abbiamo fatto davvero bene ad uscire a fare una passeggiata. Hai ragione, Sofì. Stare all'aria aperta mette proprio di buon umore. Ehi, lui, guarda! Quella laggiù non è Silvia, la nostra vicina di casa? Boh, non saprei. Beh, forse potrebbe essere lei. Ah, lui, è incredibile. Non riconosci mai nessuno. Hai visto che pancione? Probabilmente aspetta un bambino. Sì, può essere. Beh, ora possiamo tornare a casa, no? Oh, solo un attimo, lui. Voglio andare a salutare Silvia. Voglio farle le mie congratulazioni. Silvia! Ehi, ciao Silvia. Che bello incontrarti. Come stai? È un sacco che non ci vediamo. Ciao Sofì. Anche a me fa molto piacere incontrarti. Beh, penso che avrai notato la novità. Oh sì, assolutamente! Mi sono avvicinata infatti perché volevo farti le mie congratulazioni. Complimenti! A che mese sei? Beh, in base a quello che mi ha detto il dottore, sono al quinto mese e sarà una bella femminuccia. Ah Silvia, congratulazioni! Sono proprio contenta per te. L'unica cosa che mi dispiace è che qui intorno non ci sono tanti bambini e temo che la mia bimba avrà pochi amichetti con cui giocare quando nascerà. Beh, in effetti hai ragione. Gli unici bambini che ci sono già molto grandi. Beh, potreste sempre pensarci tu e lui. In fondo, state insieme da tanti anni. Come? Io e lui? Beh, ecco, in realtà è una cosa di cui non abbiamo ancora parlato. Ma chi lo sa? Beh, ora Silvia ti devo lasciare. Mi ha fatto davvero piacere incontrarti. E ancora congratulazioni. Ciao, a presto. Grazie Sofì, a presto. Eccomi Louis. Scusa se ti ho fatto aspettare, ma avevamo un sacco di cose da dirci. Sì, l'avevo capito. Voi donne, quando iniziate a parlare, non finite più. Beh, sai, ci siamo messi a parlare del fatto di avere dei bambini e cose del genere. Cosa? Avere bambini? Oh mamma mia, non ti far venire in mente certe idee. Qui è il caso di tornare a casa. Dai, forza Sofì, rientriamo. Ah, è incredibile. Ma come devo fare? Non ne vuole nemmeno sentire parlare di bambini. Ah, Sofì, la cena di stasera era veramente ottima. Mamma mia quanto ho mangiato. Mi sento talmente gonfio che ho la pancia che mi sta per scoppiare. Ho dovuto persino slacciarmi il bottone dei pantaloni. Non mi si era mai gonfiata così tanto la pancia. Ah, credo proprio che dovrò mangiare meno i prossimi giorni. Mamma mia, lui, è vero, hai un pancione enorme. Sembri quasi incinto. Che ridere. Ah, su, non prendermi in giro. Beh, ora vado a mettermi un pantalone più comodo. Questi sono diventati davvero troppo stretti. Ah, che ridere. È proprio buffo lui con quel pancione. Ehi, ma fammi pensare. Idea! Ma perché non ci ho pensato prima? Con un semplice trucchetto potrei far credere a lui di essere davvero incinto. Mi basterà mettere un po' di imbottitura nei suoi vestiti per far sembrare che il suo pancione è ancora più grosso. E così potrò fargli veramente credere di essere incinto. Ah, che idea geniale che ho avuto! Devo subito mettermi all'opera. Che faccia farà lui domattina quando si sveglierà? Oh mamma mia, questa mattina mi sento più pesante del solito. Oi 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 oi, mi siederò un po' sul divano. Ho bisogno di rilassarmi un attimo. Ah, chissà perché. Da quando mi sono alzato mi ritrovo questo pancione enorme. Mamma mia. Vabbè, ora guarderò qui seduto un po' di televisione. Ah, com'è difficile sedersi. Così no, questa parte nemmeno. Oi oi oi. Certo che con la pancia gonfia è tutto più difficile. Eccomi qua, finalmente ce l'ho fatta. Vediamo un po' cosa c'è oggi in TV. Ciao Louis, buongiorno. Oh mamma mia Louis, ma cosa è successo alla tua pancia? Da ieri sera è aumentata ancora. È davvero una palla enorme. Beh sì, in effetti Sofì, non sono riuscito nemmeno io a trovare ancora una spiegazione.
con questa pancia mi sento davvero appesantito. Si vede che non ho digerito bene la cena di ieri sera. Sono sicuro che tra qualche ora sarà tutto passato. Ah, Lui, non è possibile che da ieri sera la tua pancia sia ancora così gonfia. Ed è pure aumentata. Di solito la mattina la pancia è più sgonfia. Fammi vedere un po' più da vicino. Allora, fammi sentire. Beh, Lui, a me è venuto uno strano dubbio. Ma di cosa stai parlando, Sofì? Spiegati meglio. Quale dubbio? Beh, ecco Lui. Io credo che tu sia incinto. Oh? Cosa? Incinto? Ma non dire sciocchezze, Sofì. Gli uomini non possono certo rimanere incinta. Questa è una cosa che riguarda solo voi donne. Ah, Lui, pensaci. È come dico io. Il pancione che diventa sempre più grosso. Tu che ti senti più stanco e hai bisogno di sederti sul divano perché ti senti appesantito da questo pancione. Tutti questi segnali, secondo me, Lui, vogliono dire una sola cosa. In fondo, chi lo sa, anche voi uomini potete rimanere incinta. Ah, Sofì, con questa storia mi hai fatto venire un gran mal di testa. Beh, dai, ora lasciami guardare il mio film. Non crederò certo a queste sciocchezze che stai dicendo. Ok, fai pure come vuoi. Io ti ho avvertito. Buon film! Ah, incinto. Che razza di sciocchezze. Beh, ora guarderò il mio film in santa pace. Certo che questo film è proprio commovente. Non me lo immaginavo. Mi ha fatto davvero emozionare questa storia. Ehi, ma cosa sto facendo? Sto piangendo mentre guardo un film. Ah, questa storia di essere incinto mi sta davvero mettendo in crisi. Sarà meglio alzarsi da questo divano. Ah, che fatica. Com'è difficile oggi. Oh no, mi è caduto il fazzoletto. Ah, e adesso come faccio a raccoglierlo? Allora, forse se mi piego un po' più a sinistra, anzi no, a destra. Ce l'ho quasi fatta. Ai 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 ai. Mamma che botta. Ah, comincio proprio a credere che ci sia qualcosa di strano in questo pancione. Vabbè, uscirò a fare una passeggiata. Forse prendere una boccata d'aria mi farà bene. Ah, questa passeggiata ci voleva proprio. Ora mi sento molto meglio. Ehi mamma, guarda, quel signore aspetta un bambino. Guarda che pancione enorme che ha. Oh mamma mia, hai ragione cara. Dai forza, andiamo. Non guardare. Ehi, guardate che io non sono mica incinto, eh. Ho solo mangiato troppo ieri sera. Oh, guarda te cosa mi tocca sentire. Meglio se me ne torno a casa. Con questa pancia non posso più nemmeno andare in giro. Ah, eccomi, finalmente sono tornato. Ah, questa passeggiata mi ha proprio stancato. Ora vado a mettermi sul divano. Certo che oggi mi sento davvero strano. E se Sofì e la gente che ho incontrato avesse ragione, se fossi davvero incinto. Oh mamma mia, qui in questa pancia potrebbe esserci un bambino vero. Oh cavoli, questo sì che sarebbe un vero guaio. Ah, sto seriamente pensando che forse sono veramente incinto. Dovrei iniziare seriamente a pensare a come prendermi cura di questo bambino. Ora lui dipende da me e io devo essere un bravo genitore. Ah, piccolo mio, inizierò subito a prendermi cura di te facendoti ascoltare un po' di buona musica. Dicono infatti che far ascoltare la musica classica ai bambini li faccia diventare più intelligenti. Ecco qua un bel paio di cuffie. Ora sentirai, piccolo mio, che bella musica che ti fa ascoltare papà. Ecco fatto, con le cuffie messe in questo modo sul pancione dovresti sentire benissimo. E nel frattempo io mi rilasso. Essere incinta in fondo non è poi così male. Ehi Lui, come va? Tutto bene? Ehi, ma che cosa stai facendo con quelle cuffie sul pancione, Lui? Mi stai facendo morire da ridere. Sofì, non fare troppo rumore. Stai disturbando il nostro bambino. Non vedi che gli sto facendo ascoltare della musica classica? I bambini che ascoltano la musica classica già nel pancione si dice che nascono molto più intelligenti.
Mi meraviglio che tu non sappia queste cose, Sophie. Oh, lui! Oh, mamma mia, lui, mi stai facendo morire da ridere! Ma davvero? Hai creduto alla storia di essere incinto? Non ci posso credere, lui! Che significa, Sophie, che ho creduto alla storia di essere incinto? Non vedi il mio pancione? Credo che non ci sia niente da ridere. Anzi, è una cosa molto seria. Lui, ma tu non sei incinto. Semplicemente te l'ho fatto credere. Era tutto uno scherzo. E quel pancione che tu vedi, in realtà è finto. Ti ho cucito dell'imbottitura nei vestiti per far sembrare la tua pancia più gonfia. Beh, allora che ne dici, lui? Ti è piaciuto il mio scherzetto? Eh? Cosa? Era tutto uno scherzo? Vuoi dire che nella mia pancia non c'è nessun bambino? Ah, e io che stavo iniziando ad abituarmi all'idea? Ah, piccolo mio, mi dispiace. Ci eravamo appena affezionati e ci dobbiamo già separare. Ah, lui, non riesco a smettere di ridere. Beh, almeno ora hai capito come si sente una donna incinta. Ah, sei proprio buffo, lui. Mamma, che ridere. Ehi, smettila di ridere, Sophie. Non è affatto carino. In fondo, anche noi uomini incinti siamo sensibili.